Oggi siamo felici di ospitare per la prima volta nella nostra regia dove confezioniamo tutti i videoservizi e le videointerviste, Sara Dammario. Buongiorno. Lei è una scrittrice, un'attrice e ha scritto un libro molto interessante che si occupa di obesità. Il libro si intitola Un cuore XXL. E per prima cosa le chiediamo perché ha parlato di questo argomento molto difficile, oltretutto di obesità nella giovane età. Sì, in effetti, dunque, lo spunto arriva da un fatto molto personale. Qualche anno fa, un paio di estati fa, ero al mare con mio marito e mia figlia e ho visto due ragazzi obesi, quindi che avevano più di 30 kg di troppo, diciamo, addosso, giocare nell'acqua a pallavolo e li ho trovati bellissimi, nel senso che anche se non rispettavano i canoni estetici a cui noi siamo abituati, a cui siamo, tra virgolette, obbligati ad attenerci, avevano un'energia, una gioia, una vitalità e una forza fisica oltretutto molto superiore a quella dei loro coetanei che mi ha molto colpita. E, io avevo già in mente una storia di ragazzini e vedendo questi due ragazzi obesi che avevano penso 12-13 anni ho capito che quelli erano i miei due protagonisti. La scelta poi di parlare appunto di ragazzi obesi è stata anche dettata dal fatto che mi sono resa conto che è un problema, una problematica molto grave, universale, in crescita e che è molto poco trattata sia in letteratura che al cinema, anche perché appunto da questo romanzo che ho scritto è già stata tratta la sceneggiatura e speriamo di iniziare le riprese del film all'inizio del prossimo anno. Film scritto con un regista belga che l'anno scorso ha vinto il premio europeo per il miglior film per ragazzi. E quindi ho pensato di prendere questo argomento, come dire, per sensibilizzare un pochino i lettori su questo tema. E in effetti sto avendo anche i primi riscontri non solo dei lettori, ma anche di professionisti medici del settore, quindi dietologi, dietisti, scusate, nutrizionisti, psicologi e chirurghi che mi stanno invitando a convegni da settembre in avanti oppure a incontri con i pazienti, perché in effetti Un cuore XXL è una commedia. Io tratto questo argomento, tra gli altri, con leggerezza, cioè non ho fatto ovviamente l'apologia dell'obesità, ma non ho nemmeno, come dire, scritto una cosa pesante, grave o drammatica, per cui, come dire, i miei due protagonisti sono molto diversi perché sono soprannominati Gas e Zucchero. E Zucchero, di cui poi magari vi leggerò un pezzetto, mangia tanto per una serie di ragioni, perché si mangia tanto appunto, per ragioni diverse. Quindi lui, per esempio, si consola o si protegge con il suo guscio di carne. Gas, invece, nel corso della storia, entra in una crisi adolescenziale fortissima, si ribella a tutto, quindi si ribella alla sua famiglia, agli insegnanti e al suo corpo e decide di dimagrire e dice, c'è un grande scontro tra i due amici, un momento, diciamo, una frattura, uno strappo nell'amicizia che poi recupereranno perché è una commedia. In cui dice io voglio prendere in mano la mia vita, posso cambiare, possiamo cambiare, io voglio tutto. Quindi, e devo dire un'ultima cosa, che l'obesità in realtà mi è servita per parlare in modo più generale anche di diversità, quindi non soltanto, no, del pregiudizio che molto spesso c'è nell'avvicinare le persone che sono molto grasse. E soprattutto nell'adolescenza questa è una cosa molto sofferta dai ragazzi o dalle ragazze, no? Però ecco, ci sono altri personaggi che hanno altre diversità e il messaggio è un po' lo stesso per tutti, cioè cerchiamo di andare oltre l'apparenza e di scoprire veramente chi abbiamo davanti, cioè di tornare ad essere sensibili. Nel libro lei parla anche di malattia degli adolescenti, un suo personaggio è malato. Sì, Perché ha scopre. scelto di parlare anche di questo? È un'altra cosa di cui si parla pochissimo, almeno a livello di media è quasi sconosciuta. Sì, anche qui viene da un fatto personale, legato a un mio amico carissimo, che è veramente un amico fraterno. Sua figlia qualche anno fa è stata, insomma, colpita da una rarissima malattia autoimmune.
E io in quell'occasione, scioccata, mi sono chiesta se vivo io questa esperienza drammatica così violentemente, come possono viverla lei che in questo momento è in ospedale e i suoi amici che hanno la sua età, sono in un momento delicatissimo della vita, quel passaggio tra l'infanzia e l'età adulta in cui già si è scombussolati da mille cose e affrontare la malattia immagino che sia devastante. E quindi ne ho approfittato e faccio una piccola premessa, Gas e Zucchero praticamente sono amici da sempre, iniziano il primo anno di liceo, la classe si divide come sempre in gruppetti, ci sono quelli bellissimi, i secchioni, quelli un po' più somari, eccetera, eccetera. Al di sopra di tutti questi gruppetti si forma un gruppo molto forte che va al di là quindi delle differenze di bravura, di estrazione sociale, di bellezza, di peso. Si forma questo gruppo fortissimo di 9 ragazzi, tra ragazze e ragazzi, che affrontano una serie di cose, tra le quali la malattia di una di loro. La malattia che io ho scelto, andando su internet e poi confrontandomi con un amico medico, che ovviamente ho anche ringraziato poi alla fine del romanzo perché mi ha evitato qualche strafalcione, è la polimiosite. E quindi, come dire, ovviamente, ripeto, essendo una commedia, è ovvio che questo è un fatto grave, è un momento anche commovente nel romanzo, però i ragazzi reagiscono intanto con una solidarietà straordinaria e poi cercando tutti i modi, a volte anche comici, per aiutarla. E ovviamente la ragazzina si salva, se no sarebbe, che commedia sarebbe? E, però ecco, ci tenevo a aiutare, spero, i ragazzi che leggeranno questo romanzo a parlare di cose che molto spesso sono difficili da affrontare o da raccontare, no? Queste paure o queste emozioni, anche nel bene e nel male, non sempre forse hanno i mezzi per tradurle. Io ho cercato di tradurle attraverso i miei personaggi e le avventure che vivono nella storia. Lei divide la sua vita tra l'Italia e la Francia. Sì, l'amore mi ha portata lassù, a nord. In Francia, come vengono affrontati questi argomenti di cui lei parla? Come in Italia o sono affrontati in modo diverso? Ma devo dire che sono molto attenti, hanno un sistema, come dire, i francesi sono molto quadrati e strutturati. Quindi c'è un'attenzione ai cittadini, ogni tanto ti arrivano dei fogli a casa, soprattutto per i bambini, controlli programmati, insomma, sono molto attenti. Credo l'unica cosa negativa è che facciano un uso di carta sproporzionato, cioè proprio arrivano ogni volta, anche per ogni incontro che poi uno porta la bambina, io ho una figlia piccola, porti la bambina a fare tutti questi check-up e ti torni a casa con una valigia di carta. Però ecco, la mia esperienza è positiva anche lì. Per fortuna io sto, grazie al cielo, sempre bene, quindi in realtà ho usufruito del servizio sanitario francese solo per il parto, perché ho partorito lì, e per il resto ne usufruisce mia figlia. E mi sembrano piuttosto attenti. L'unica cosa negativa che ho riscontrato rispetto ai pediatri, per esempio, è che, forse questo è un appello quindi ai pediatri italiani, ce ne sono tanti, ma non sono mai abbastanza, perché in Francia si fanno un sacco di bambini, cioè come minimo ne hanno 2 a testa, se non 3, moltissimi ne hanno 3, perché vabbè, ci sono tutta una serie di agevolazioni fiscali per chi ha più di un figlio. E i pediatri, trovarne uno che venga a domicilio a pagamento ovviamente è veramente un'impresa quasi impossibile. Quindi cosa succede? Che se la bambina non sta bene o comunque la porti in studio dal medico, oppure se è una cosa più seria la devi portare all'ospedale. E questo l'ho trovato un po' più complicato rispetto al nostro paese. Come considera il servizio sanitario italiano? Ma ti ripeto, io stando bene lo uso poco. Però per la mia esperienza funziona bene, insomma, non ho. Certo, sento da amici e parenti anche che magari ci sono questi esami che uno deve fare, che stai male adesso e ti danno un appuntamento fra diversi mesi, quello immagino che non sia proprio il massimo. Però in generale non mi sento di poterne parlare male, francamente. E comunque forse la struttura è talmente grande che non mi sento di dare un giudizio
negativo perché in realtà poi i professionisti sono bravi, magari sono un po' imbrigliati in questioni pratiche, burocratiche che noi cittadini neanche conosciamo. Secondo lei, i media italiani, come parlano della sanità? Ne parlano sempre solo quando c'è mala sanità o ne parlano in modo corretto? E oltralpe, cosa succede? Mi sembra di aver intuito che in Italia, non solo per il sistema sanitario, in generale abbiamo un po' la tendenza, no, a dar voce soltanto alle cose negative, quando in realtà non voglio fare la nazionalista, ma siamo un gran popolo, abbiamo tantissime qualità, tante professionalità, tanti cervelli, eccellenti. Quindi, forse abbiamo un po' l'abitudine a mettere in risalto solo le cose negative, ecco. In Francia, dove invece sono molto più attenti a valorizzarsi, questo non accade o accade molto meno. Che rapporto ha con il suo medico di famiglia? Lo vedo pochissimo, ottimo. Quando mi è successo, non so quanti anni fa, che avevo, per esempio, mi faceva male un'anca, sono andata, mi ha detto che cosa ne pensava, non era niente di grave, basta. Ottimo, sì. In Francia esiste una figura analoga? Sì, c'è il medico di famiglia. Molto spesso il medico di famiglia è anche pediatra, per cui ce n'è uno per tutti, diciamo. E poi, appunto, ho la fortuna di avere questo amico medico a cui faccio riferimento quando magari intorno a me succede qualcosa che mi spaventa perché sono ignorante, lo ammetto, e quindi magari gli scrivo delle mail dicendo: caro Roberto, ma esattamente, io parlo di questo perché dono il sangue alla FIDAS e un'amica aveva avuto bisogno dei neutrofili, insomma di una cosa un po' particolare, e io dicevo: i neutrofili, ma cosa saranno? Siccome mi spaventa un po' andare su internet a cercare le cose, perché spesso escono delle informazioni che spaventano ancora di più, soprattutto i forum, penso che siano dei ritrovi di ansiogeni. Allora io preferisco approfittare di questo amico che di mestiere fa il medico e infatti mi ha detto tutto quello che dovevo sapere senza edulcorare la pillola su quello che stava vivendo la mia amica, ma aiutandomi molto. Prima di approfittare della sua bella voce, che oltre ad essere una scrittrice, è un'ottima, bravissima attrice con una voce molto interessante, Grazie. che poi ci leggerà un pezzo del suo brano, un brano del suo libro, volevo chiederle, dovesse incrociare il nostro ministro della Sanità e magari anche quello francese, cosa suggerirebbe ai due servizi sanitari nazionali per farli andare meglio? Confrontatevi, direi. Prendete l'uno dall'altro quello che copiate, ecco, copiate in positivo quello che c'è di buono in un sistema e nell'altro. Poi ripeto, non è il mio mestiere, quindi purtroppo non ho le competenze per andare più nello specifico, ecco, mi viene in mente questo. Cosa ci legge? Ah, vi leggo, adesso ho perso il segno. Allora, è un pezzetto di Tra Gas e Zucchero, appunto i due protagonisti. Come vi dicevo, Gas decide di cambiare. Zucchero è il personaggio più dolce, non solo per questo si è soprannominato Zucchero, ma anche perché lui ingurgita tutti i dolci che trova. Oltre alla buona cucina, il romanzo è ambientato nel Roero, esattamente a Ceresole d'Alba, quindi parliamo di buona cucina piemontese. Insomma, quindi Zucchero è il più immobile, Gas è quello che cambia. E a un certo punto, Gas dice a Zucchero che appunto vuole cambiare. E quindi vi leggo un pezzettino. Dunque, adesso dobbiamo dimagrire, dichiara Gas perentorio, anche stavolta senza rutto finale. Ma io cosa c'entro? Chiedo scandalizzato dal suo cambiamento così improvviso e incomprensibile e da quella decisione che adesso ha esteso anche a me. Basta, Zucchero, tu ti sei ingozzato di porcherie dolci e io ho bevuto Coca-Cola per anni. Non capisci che siamo schiavi? Non capisci che è una dipendenza? Non saremo mai due silfidi. Due cosa? Lo interrompo arricciando la faccia. Vabbè, magrissimi, taglia corto lui. Ma almeno ci togliamo di dosso quanto abbiamo in più. Capisci adesso? In una frazione di secondo mi invade una paura terribile, mai provata prima. Dimagrire. Io. Restare nudo davanti agli altri. Che vita farei da magro?
Mi sentirei esposto davvero allo sguardo delle persone. Avrei continuamente il terrore di essere troppo fragile, troppo scoperto. La mia ciccia, la mia adorata ciccia, la mia protezione nei confronti del genere umano e animale. Sì, lo so, per me è anche questo. Non può trattarsi solo di un caso se sono obeso. Da grasso io sento di occupare più spazio nel mondo. Mi sembra di poter incutere un po' di timore, anche se è difficile crederlo, visto che in tanti mi prendono in giro. Il mio lardo è una distanza sicura tra me e gli altri, fisicamente ma non solo. È anche una specie di ammortizzatore per i sentimenti troppo violenti, belli o brutti che siano. Mi fermo qui. Grazie. Grazie a te, grazie a voi.